L'Associazione Culturale Vincenzo Gioberti, nell'ottica di valorizzare il patrimonio culturale delle comunità locali, ha promosso l'iniziativa Natale nelle Pievi. Un'iniziativa articolata che ha toccato alcuni dei luoghi più significativi del tessuto storico, artistico e religioso della nostra provincia. Le Pievi di Santa Maria di Pontenove a Bedizzole, la Pieve della Mitria a Nave, la Pieve di Santa Maria Assunta a Provaglio Valsabbia, la Chiesa di San Giovanni Battista a Tremosine e la Pieve di Santa Maria ad Undas di Idro. L'ultimo appuntamento è il 3 gennaio nella Pieve di Santa Maria Vecchia a Gussago con gli Zampognari della Valle di Sarezzo. 6 elevazioni musicali fra appunto il dialetto attraverso le parole degli autori dialettali Giuseppe Ghidinelli e Nerino Mora e la traduzione dell'Evangelo in dialetto bresciano che è stata letta dal professor Gianni Savoldi e la musica grande protagonista ma non unica appunto insieme al dialetto, la musica, anche questi luoghi meravigliosi che ci hanno ospitato. Il dialetto è stato uno dei 3 protagonisti dell'iniziativa, che ha visto la recita di brani originali e di repertorio, tutti rigorosamente in lingua bresciana. Portare le persone a riscoprire che la bellezza, la grandezza dei luoghi in cui vivono merita di essere conservata e salvata. Questo è proprio il nostro motto, conservare per salvare. Ecco, a partire dal patrimonio culturale materiale e immateriale, i luoghi, le pievi e la musica, l'arte, la lettura drammatica, i testi tradotti in dialetto bresciano, troviamo un'opportunità di riscoprire che i nostri luoghi di aggregazione, i posti in cui viviamo sono grandi e belli anche quando sono piccoli e magari un po' isolati. Questo non significa che siano poveri. L'Associazione Culturale Vincenzo Gioberti è nata per questo e tenta di offrire questo genere di opportunità.